canale YouTube di Luigi Gaudio. Indicativo più che perfetto dei verbi latini. Ecco, fino adesso noi abbiamo visto dei tempi verbali che possono essere usati con un valore assoluto. Assoluto proprio è una parola che deriva appunto dal latino e vuol dire sciolto, libero da ogni legame con altri verbi. Con altri verbi presenti nel periodo. Allora, calma. Fino adesso noi abbiamo studiato il presente indicativo, l'imperfetto, il futuro semplice e il perfetto. Tutti questi verbi possono avere un valore assoluto, cioè vuol dire il presente può esprimere il presente. Basta. Quindi un'azione che avviene nel presente o abitualmente. Il passato, quindi usate l'imperfetto, esprime un'azione nel passato, come sappiamo, puntando magari più sulla durata dell'azione, no? Mentre il perfetto, un'azione sul passato, però come in un punto del passato e basta, no? Perché non si esprime attraverso il perfetto la durata dell'azione. Anzi, proprio le parole perfetto e imperfetto, sapete cosa vogliono dire? Vogliono dire che l'imperfetto ci fa capire che l'azione non si compie in un attimo. Perficio vuol dire compiere, no? Non si compie in un attimo, ma ci vuole un parecchio tempo perché si compia, anzi, si compie in un arco di tempo molto vasto, molto lungo. L'alunno disturbava, disturbava e continuava a disturbare. È un'azione quindi che si, come dire, che si perpetua nel corso del tempo, del passato, per tanto tempo, tantissimo tempo. Invece il perfetto vuol dire un'azione compiuta. Perfetto è una parola latina che vuol dire compiuto, fatto e finito, una volta per tutte, no? È il nostro passato remoto, diciamo così. Ma anche il passato prossimo, tutto sommato, potrebbe essere questo. Un'azione compiuta in un tempo più vicino a noi. Quindi stamattina ho preso la colazione, basta, l'ho presa e stop. Oh. E poi abbiamo studiato il futuro semplice. Bene, attenzione. Questi verbi, in realtà, questi tempi verbali, possono avere questo valore assoluto di cui abbiamo parlato fino adesso, ma possono avere anche un valore relativo, perché il presente può esprimere anche contemporaneità. Ad esempio, io so che adesso state seguendo con attenzione. Io adesso so che state seguendo. È un'azione contemporanea, quindi mentre io so questa cosa, cioè voi state seguendo, le due azioni sono contemporanee fra di loro. Oh. Il presente può esprimere anche contemporaneità, può esprimere anche un valore relativo. Lo stesso, ad esempio, l'imperfetto esprime la contemporaneità rispetto al passato. Quindi ieri sapevo che stavate ascoltando l'interrogazione dei vostri compagni. Ieri sapevo che contemporaneamente voi stavate ascoltando l'interrogazione di latino dei vostri compagni. Ecco. Quindi l'imperfetto può esprimere anche la contemporaneità. Il presente esprime la contemporaneità rispetto al presente. L'imperfetto esprime la contemporaneità rispetto al passato. Il passato prossimo esprime l'anteriorità rispetto al presente. Quindi anche il perfetto può essere usato con un valore relativo. Quindi per esprimere l'anteriorità rispetto al presente. Io so adesso che voi ieri pomeriggio avete tradotto la versione di esercizio per classe. Lo so con grande certezza, so con grande certezza che voi avete tradotto la versione ieri pomeriggio oppure l'avete copiata dal vostro compagno. Sono due le possibilità, ecco. Vi conviene averla fatta da soli però, perché altrimenti cosa serve? Non avete fatto l'esercizio se l'avete copiata dal vostro compagno. Attenzione, so adesso che voi avete fatto la versione. Avete fatto è un passato prossimo. Il passato prossimo può esprimere quindi la anteriorità rispetto al presente. Io so adesso che ieri avete fatto la versione, ieri pomeriggio, giusto? Quindi passato prossimo, quindi lo stesso perfetto può esprimere l'anteriorità rispetto al presente, giusto? Ok. Ora che cosa abbiamo detto quindi fino adesso? Abbiamo detto che, vediamo un po', Stanganini, prova a rispondere a questa mia domanda. Uno.
il presente, l'imperfetto e il perfetto. Hai tre possibilità. Possono esprimere solo valore assoluto, solo valore relativo o sia valore assoluto sia valore relativo? Sia valore assoluto sia valore relativo. Fino adesso io ho spiegato questa cosa. La vostra compagna ha dimostrato di aver capito quello che ho spiegato. Bravissima. Oh. Prendete esempio dalla vostra compagna. Adesso invece noi studieremo dei verbi, dei tempi verbali che hanno solo valore relativo, cioè che non troveremo mai con un valore assoluto, sciolti dal legame con, ma troveremo sempre in relazione ad un altro tempo verbale, capite? Insomma, mettiamo insieme la spiegazione di oggi e quella di settimana prossima, dicendo che il più che perfetto e il futuro anteriore che ci apprestiamo a studiare sono due tempi che hanno solo valore relativo, cioè il più che perfetto lo useremo per l'anteriorità rispetto al passato, mentre ovviamente il futuro anteriore, come dice la stessa parola, lo useremo per l'anteriorità rispetto al futuro, ma hanno solo quel valore là, non possono avere un valore assoluto. Oh. Quindi adesso abbiamo capito quando troveremo il più che perfetto e il futuro anteriore. Li troveremo non in una frase da sole, più delle volte, sarà abbastanza raro trovarli da sole, anzi il futuro anteriore proprio non lo troveremo mai da solo, lo troveremo in una frase subordinata rispetto ad una reggente che sarà ovviamente nel caso del più che perfetto una reggente al passato, può essere imperfetto, perfetto, eccetera, no? Mentre nel caso del futuro anteriore la reggente sarà il futuro semplice, chiaro? Oh. Adesso abbiamo quindi capito benissimo che cosa vuol dire valore assoluto e valore relativo dei tempi. Adesso noi iniziamo a prendere la pagina 281, la fine della pagina 281. Giriamo la pagina 282-283 e abbiamo un attimo di angoscia, perché diciamo, mamma, quante tabelle di coniugazione ci sono qua del più che perfetto. Chissà com'è complicato. Invece no. State tranquilli, state sereni. Il più che perfetto si coniuga allo stesso modo per tutti i verbi. Quindi è vero che ci sono tante tabelle di coniugazione, ma sono tutte allo stesso modo, tutti uguali, no? Per quanto riguarda l'attivo. Adesso più risollevati, rinfrancati, possiamo vedere come si coniuga un più che perfetto. Che cosa vuol dire più che perfetto? Quindi la parola più o meno indica questo. Che è anteriore rispetto al perfetto, chiaro? È come se noi dicessimo un passato anteriore, chiaro? Quindi questo è il termine, appunto, più che perfetto. Il più che perfetto, pertanto, si traduce sempre con il trapassato prossimo. Il trapassato prossimo è un tempo italiano che si usa solo con il valore relativo, cioè corrisponde, direi, perfettamente al passato prossimo italiano, scusate, al trapassato prossimo italiano. Vi ricordate che noi abbiamo detto che il trapassato remoto si traduce col perfetto? Era abbastanza raro, eccetera. E invece il trapassato prossimo, anche in italiano, è più frequente, no? Perché esprime proprio questo, esprime l'anteriorità rispetto al passato. Benissimo. Allora, vediamo come si coniuga un più che perfetto. Ecco, si prende il tema del perfetto. Ad esempio, amo, amas, amavi, amatum, amare. Amavi. Tolgo la I della desinenza del perfetto e ottengo il tema del perfetto. A questo punto aggiungo, diciamo, questo suffisso temporale, no? Che assomiglia molto all'imperfetto del verbo essere, di fatto. Tenete presente che ha la quantità breve. Avendo la quantità breve, l'accento cadrà sempre sulla terzultima, no? E quindi si leggerà così: amaveram, amaveras, amaverat. Adesso però andiamo un attimo a riflettere sui plurali, perché abbiamo un amaveramus, caspita, la desinenza è già trisillabica, ha già tre sillabe, quindi oltretutto questa A è lunga.
quindi si dirà amaveramus. E la stessa cosa avviene anche per la seconda persona plurale, amaveratis. Invece la desinenza della terza persona plurale ritorna bisillabica, ritorna con la E, è breve. Che questa E sia breve, nella prima e seconda persona plurale, non ci interessa, perché noi per stabilire l'accento dobbiamo guardare la penultima, non la terzultima. Stavolta invece la E ritorna penultima, no? E quindi la terza persona plurale si dirà amaverant. Ecco, quindi una grossa differenza rispetto al perfetto, perché nel perfetto invece la terza persona plurale, la parola è piana, cioè l'accento va sulla penultima, amaverunt, mentre nel più che perfetto la terza persona plurale è sdrucciola, cioè l'accento va sulla terzultima, amaverant. Ecco, quindi come vedete, a questo punto noi prendiamo un verbo qualsiasi della seconda coniugazione, ad esempio timeo, times, timui, e formiamo il più che perfetto lo stesso identico modo, quindi timueram, timueras, timuerat, timueramus, timueratis, timuerant. Ecco, avete notato quindi gli accenti, spero che abbiate iniziato a memorizzare gli accenti. Prendiamo un verbo della terza coniugazione, ad esempio c'è legeram, voi cosa avete sul vostro... Eh? Avete dico? Eh? Avete mitto, miseram. Ecco, la stessa cosa è leggera. Attenzione, questi i verbi della terza spesso hanno il tema del perfetto uguale, identico al tema del presente. Lego legis, leggi, lectum leggere. Quindi, lo stesso tema del presente. Comunque sì, comunque più che perfetto è leggeram, leggeras, leggerat, leggeramus, leggeratis, leggerant. Bene, prendiamo un verbo della quarta. Andiamo per esempio senzio, senzio sentis, sensi, sentire, fa senseram, senseras, senserat, senseramus, senseratis, senserant. Benissimo. Prendiamo un verbo in io o della coniugazione mista, per esempio c'è cupio, cupio, cupis, cupivi, cupivi fa cupiverat, cupiveras, cupiverat. Cupiveram, scusate, cupiveras, cupiverat, cupiveramus, cupiveratis, cupiverant. Poi avete cepera, insomma, la stessa cosa anche faccio, faccio facis, feci, feceram, feceras, fecerat, feceramus, feceratis, fecerant. Prendiamo il verbo essere. Qual è il paradigma del verbo essere? Sum es, fui, esse. Allora, il tema del perfetto è fu, abbiamo tolto la i, e quindi il più che perfetto del verbo essere è fueram, fueras, fuerat, fueramus, fueratis, fuerant. Bene, prendiamo un composto del verbo essere, qui avete per esempio possum, possum, potes, potui, quindi potueram, potueras, potuerat, potueramus, potueratis, potuerat. Prendiamo un altro composto, ad esempio prosum, prodes, profui, che vuol dire giovare. Come si dice? Quindi io avevo giovato. Io avevo giovato si dice profueram, profueras, profuerat, profueramus, profueratis, profuerant. E lo stesso tutti gli altri composti del verbo sum. Bene, andiamo al verbo fero. Fero fers, tuli, latum, ferre. Ci interessa il tuli, no? Quindi tuleram, tuleras, tulerat, tuleramos, tuleratis, tulerant. Ecco, quindi ieri durante l'interrogazione mi avete, ecco, mi ha un po' sconvolto quell'interrogazione. Attenzione, dovete studiare, dovete sapere tutte le declinazioni e le coniugazioni. Non mi piace questo vostro modo di, ecco, di prepararvi in modo approssimativo al latino. Latino molto preciso, dovete sapere tutto, tutte le declinazioni e le coniugazioni, non potete dimenticarle. Oh. Pertanto, i composti di sum, composti di fero anche. Ieri abbiamo visto nell'interrogazione dei composti di fero. Ad esempio, non so, composti di fero, abbiamo visto ieri nell'interrogazione, a fero fa attuli, attuli fa attuleram, attuleras, attulerat, attuleramus, attuleratis, attulerant. Bene.
I verbi irregolari sono da studiare sempre, bene, tutti quanti. Poi, altri verbi irregolari, dopo fero. Vediamo un po', sul vostro libro, dopo fero, che verbo irregolare mette? Ah, mette eois, ivi, itum, ire. Ecco, ricordate che il perfetto di eo può essere sia iv, sia i. Il più delle volte, però, è i. Quindi, generalmente, il più che perfetto del verbo eo, cioè, io ero andato. Come si dice io ero andato? Ieram, ieras, ierat, ieramus, ieratis, ierant. Ok? Beh, bene. È lo stesso anche i composti di eo, no? Quindi, se io avessi, non so, adeo, vediamo un po' i composti di eo, adeo, adieram, adieras, adierat, adieramus, adieratis, adierant. Come si dice io ero andato verso? Si dice adieram, io ero andato verso. Bene, volo non è malo. Allora, volo vis, volui, velle. Dovete ricordare a memoria i paradigmi, Mi raccomando, per la verifica di mercoledì 22 maggio, dovete sapere i paradigmi. Paradigmi dei verbi irregolari, poi, assolutamente. Volo vis, volui, velle. Nolo non vis, nolui, nolle. Quindi, non avevo voluto, si dice nolueram, nolueras, noluerat. Nolueramus, nolueratis, noluerant. Oppure malo, 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 malui, malo, mavis, malui. Malueram vuol dire io avevo preferito. Malueram, malueras, maluerat. Eccetera, eccetera. Il più che perfetto dei verbi memini, novi e odi ha significato di imperfetto. Ecco, quindi attenzione. Memineram significa io ricordavo. Memineram significa io ricordavo, non io avevo ricordato. Memini, meministi, meminit vuol dire io ricordo adesso, cioè mi è venuto in mente, mi è venuto in mente una determinata cosa, quindi io adesso ricordo. Memineram vuol dire io ricordavo. La stessa cosa vale anche per novi. Noveram vuol dire io conoscevo, non io avevo conosciuto, ma io conoscevo, Noveram, noveras, noverat, noveramus, noveratis, noverant. Novi novisse, memini meminisse, novi novisse, odi odisse, sono dei verbi difettivi che hanno solo il tempi del perfetto derivati dal perfetto. Quindi oderam vuol dire io odiavo, io concepivo odio dentro la mia mente e quindi odiavo. Benissimo. Indicativo più che perfetto passivo. Ecco, ragazzi, anche il più che perfetto passivo è comune a tutti quanti i verbi. Tutti quanti i verbi formano il più che perfetto passivo con il participio perfetto più eram eras erat eramus eratis erant. Quindi amatus, diciamo, amatus, amata, amatum, eram, eras, erat. Mamma mia, questi gesti non durano niente. Eram, eras, erat. Il singolare, amatus, amata, amatum, eras, erat, erat. Amati, amate, amata, eramus, eratis, erant. Per favore, stiamo facendo latino adesso, Ok? Bene, benissimo. Allora, stavo dicendo quindi, un verbo della seconda, timetus, timeta, timetum, eram, eras, erat. Timeti, timete, timeta, eramus, eratis, erant. Eras, io ero stato temuto, tu eri stato temuto. O era stata temuta, timeta, eccetera, eccetera, no? Poi, non so, lectus, lecta, lectum, che vuol dire letto. Io ero stato letto, tu eri stata letta.
Egli era stato letto, si dice così, lectus lecta lectum, erat, lecti lecte lecta, eramus erati serant. Così della terza, per esempio, sensum, sensus sensa sensum, eram erat serat. Io ero stato sentito, sensi, sense, sensa, eramus erati serant, noi eravamo stati sentiti. E così con i verbi della coniugazione mista, no? Quindi, ad esempio, cupio, che vuol dire desiderare, cupio cupis, cupivi cupitum, cupitus, cupita cupitum, eram erat serat, io ero stato desiderato, cupiti, cupite, cupita, eramus erati serant, noi eravamo stati desiderati, voi, essi, eccetera. Fero fers turi latum ferre, latus lata latum, scusate, eram erat serat, vuol dire io ero stato portato. Attenzione, l'ero stato e non io ero portato, perché io ero portato lo sapete che è imperfetto, no? Nel passivo noi dobbiamo guardare il verbo essere, il tempo, lo capiamo dall'ausiliare. Io ero stato portato, ok? Quindi, latus lata latum eram erat serat. Noi eravamo stati portati. Lati, late, lata, eramus erati serant. Ovviamente, gli altri verbi irregolari non hanno il passivo, giusto? Perché verbo essere, verbo andare, eccetera, non hanno il passivo. Solo nel caso in cui si tratti di verbi transitivi possiamo avere il passivo, altrimenti no. Avete dei dubbi? Altri video didattici su a tutta scuola.it.